Dopo 110 anni si chiude un'epoca per il calcio senese. Qual è il sentimento che provano in questo momento i tifosi? Ma tristezza, rabbia, rassegnazione, impotenza. Il fallimento del Siena è figlio della crisi della città, figlio della crisi del Monte dei Paschi e anche di una cattiva gestione dell'ultimo proprietario Mezzaroma che ha gestito il Siena negli ultimi 3 anni. Anche il Siena, come tutte le altre realtà della città, dal comune all'università, all'ospedale, era stato drogato da questa gestione scriterata del Monte dei Paschi che gli aveva permesso di vivere sopra quelle che erano le proprie possibilità senza una minima programmazione. La banca che ha permesso alla Cisena di indebitarsi fino a cifre che non avrebbe mai potuto permettere, non si sarebbe mai potuta permettere di poter restituire. Ai tifosi del Siena hanno rubato una storia lunga 110 anni. Come tifosi sentite, forse avete qualche rimorso, pensate che avreste potuto vigilare di più? Ma questo senz'altro. Però il tifoso vive il momento, sapendo benissimo che lo sport a Siena era gestito per fini come dire, politici, per avere dei consensi politici, però a noi come dire, stava bene, era un discorso che da una mano si dà, da quell'altra si prende. Cosa direbbe a Mezzaroma se ora passasse da qui? Che gli direi? Forse gli direi quello che non gli ho mai detto in questi anni che è andata a Siena, un bel vaffanculo, ecco, questo mi sentirei di dirglielo. Soprattutto io gli rimprovo di non avere mai detto la verità ai tifosi e questo è grave. Dopo 110 anni e dopo la Menzana muore anche la Robur, qual è il suo commento? A parte il fatto che c'era da aspettarselo con l'andazzo, come si dice da queste parti, che era stato preso, ovviamente c'è tanto dispiacere. Siamo stati totalmente defraudati da 3 miserabili cialtroni che proprio senza ritegno hanno rovinato tutta la città. Sarebbe il Minucci, Mezzaroma e Mussari. Che devo dire, hanno rubato, meno male possono portare via la Piazza del Campo e Muri, se no portavano via anche quello. E non ci fa ben sperare per il futuro, per noi e per i nostri figli soprattutto, perché è un sintomo di qualcosa di grosso, insomma, che sta succedendo a Siena, un cambiamento epocale. Se fosse per me era fallita anche il comune e tutta la città. Perché? Perché tanto è tutta colpa della politica. Secondo te c'è da prendersela con qualcuno per questo fallimento? Come si fa a incolpare? Sicuramente ci saranno dei responsabili, però nel senso forse anche un po' tutta la città, come in questo periodo, tutta la città che ha bisogno di un pochettino di scollarsi di dosso un po' del passato, imboccarsi le maniche e andare avanti.